Ma anche il voto degli italiani all'estero è stato PD, eh? Il voto degli italiani all'estero è stato PD, secondo me. Guarda che mi sbaglio dirlo. No, in Brasile Lorenzino ha fatto il 20%. No, è stato PD. In generale è stato PD. Beh sì, perché no, non mi sorprende, perché ma nessuno principe Stelle. Adesso mi trascinate in politica. Oppure hanno votato 5 Stelle, però come democristiani di una volta non l'hanno detto. No. No, ma ci sta. Guarda, ci sta. Tra il questo lo dico sempre io. Avrò, non so, qualche centinaia di migliaia di follower sui social network, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Ok? E YouPorn. E molti, moltissimi italiani all'estero che io coltivo, la diaspora, mi piacciono molto. Tra i commenti di un ragazzo italiano all'estero e un ragazzo italiano in Italia, ormai è Nord Corea su Corea. Voi sapete che i nordcoreani sono gli centimetri più bassi di essere coreani, no? Ormai è lo stesso livello. Il livello medio di un ragazzo italiano che sta all'estero, dopo anche solo 5-10 anni di estero, crescono, vedono altre cose, ragionano in un altro modo, incredibile. Ma del resto, anche la storia della nostra immigrazione, cioè, tutti quelli che 3-4 generazioni fa sono andati via da Avellino, da Messina e compagnia, adesso sono super integrati, vanno benissimo, la diaspora italiana è un ottimo livello economico, ottimo livello sociale, non esistono più neanche le Little Italy in giro, perché ormai si sono spostati nei bei sobborghi. È incredibile che cosa siamo riusciti a fare in 10 anni, della differenza nei commenti.